Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come cambio di programmazione per l'Isola dei Famosi 2023 che non andrà in onda il prossimo lunedì. Ecco i motivi della decisione dei vertici Mediaset. Secondo i dati Auditel, nonostante la concorrenza delle altre reti l'Isola dei Famosi è partita alla grande. Ilary Blasi e tutto il cast del reality hanno conquistato punte di share rilevanti destinate a crescere nelle prossime puntate. Il ritorno della conduttrice romana in TV dopo quasi un anno di pausa e l'incessante gossip che l'ha travolta la scorsa estate è stato accolto dal pubblico con entusiasmo. L'ex letterina si è mostrata spontanea, serena e sempre ironica. Caratteristiche che contraddistinguono la sua originale conduzione. Per il momento l'Isola dei Famosi va in onda un solo giorno a settimana. Questo anche per non rivoluzionare del tutto i palinsesti Mediaset. Inoltre i vertici di rete monitorano a distanza il reality per evitare che ciò che è successo durante le ultime puntate del Grande Fratello VIP si ripeta. Pier Silvio Berlusconi e i suoi collaboratori vogliono tutelare il pubblico, ma soprattutto gli sponsor da incresciose scene trash oggi non più legittimate in prima serata. Nonostante il discreto successo del debutto, l'Isola dei Famosi è destinata ad un cambio di programmazione. Il prossimo lunedì, infatti, la puntata del reality dei naufraghi non andrà in onda. Verrà sospesa e questo per ragioni ritenute legittime da vertici Mediaset legittime. Ma cos'è accaduto? Come mai la dirigenza di Canale 5 ha preso una decisione così drastica che rischia di scontentare il pubblico che sin da subito si è mostrato interessato e fedele al programma? Ecco perché l'Isola dei Famosi 2023 non andrà in onda la prossima settimana. L'Isola dei Famosi 2023. Cambio programmazione. Cosa succede? L'Isola dei Famosi 2023 non andrà in onda lunedì 1 maggio. Mediaset ha infatti deciso di rimandare la puntata del reality in occasione della festività dedicata ai lavoratori. Al suo posto sarà trasmesso un film. La direzione concede a Ilary Blasi e a tutto il cast del programma l'ambito giorno di riposo. Inoltre anche in Honduras festeggiano il 1 maggio e la diretta sarebbe stata non facile. La puntata di lunedì sarà recuperata eccezionalmente di martedì, ovvero il 2 maggio. Dall'8 maggio tutto tornerà alla normalità fino al 19 giugno. È importante recuperare la puntata in quanto il reality necessita di rispettare alcuni termini legati alla location. Ma anche al fatto che i naufraghi sono sottoposti a delle rigide regole come quella dell'assenza di cibo che non può essere prolungata per più giorni rispetto a quelli pattuiti. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale. Per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I'm